Sono qui con i tecnici di AMS, la vecchia officina di Alitalia, e loro sono qua, stanno protestando perché stanno perdendo il lavoro. Stanno perdendo il lavoro per colpa di Alitalia, non, perché non sta conferendo più i motori nelle loro officine. Io insieme ad Alessandro Di Battista siamo stati da Alitalia, abbiamo cercato di avere un incontro con i vertici di Alitalia perché volevamo che Alitalia ci mettesse per iscritto un impegno nel conferire questi motori all'AMS, in modo che poi potrebbero, con questo impegno firmato dall'Italia, trovare un socio disponibile a investire nella loro azienda e salvare il posto di lavoro, che altrimenti rischierebbe di andare all'estero e quindi l'Italia perderà queste conoscenze, questi tecnici veramente altamente qualificati che difficilmente poi riusciremo a recuperare. Io sono un dipendente di Alitalia Maintenance System, la società che revisiona i motori, la vecchia officina motori di Alitalia. Oggi stanno perdendo il posto di lavoro 240 famiglie, dove praticamente siamo oggi a manifestare il nostro diritto al lavoro qui sotto al Palazzo di Montecitorio, e praticamente oggi l'azienda porterà i libri in tribunale. Martedì il giudice esprimerà la sentenza e sicuramente ci potrà essere un fallimento. Noi oggi qua gridiamo il nostro dissenso e manifestiamo contro questo disegno, diciamo, machiavellico di Alitalia e governo, che vogliono far chiudere questa realtà e portare queste lavorazioni altamente professionali altrove. Noi siamo in grado di revisionare e praticamente riparare motori che la flotta ha a disposizione. Oggi Alitalia ci ha portato alla stregua perché praticamente da maggio scorso non conferisce più i motori all'interno dell'officina, e quindi ci ha portato praticamente alla stregua e oggi ci troviamo qua a manifestare. Questa è la prova che il governo Renzi sta dicendo l'ennesima balla: non aumenta l'occupazione ma aumentano le crisi aziendali. Ricordiamoci che questa azienda è l'unica in Italia che aggiusta i motori, quindi non è vero che il lavoro non c'è, anzi ci sarebbe tanto di quel lavoro da lavorare per almeno 20 anni. Noi chiediamo al governo di impegnarsi per far sì che sistemi questa situazione orrenda. Il Movimento 5 Stelle è dalla parte dei lavoratori e non molliamo un centimetro. Lunedì faremo un'altra azione, chiameremo Del Rio, chiameremo la Guidi, chiameremo tutti per far sì che questa azienda ricominci a lavorare seriamente. Italia!